Signori, buonasera a tutti. Mi trovo a Frosinone, nella saletta Biondi a Corso della Repubblica, dove è in corso la mostra di Jessica Spisso. Purtroppo finirà già domani, mercoledì, però insomma ecco, un po' di tempo ancora per vederla, la mostra ce l'avete. L'artista è un po' riottosa, insomma è un po' timida, però troveremo in qualche modo la maniera di intervistarla. Adesso mi sta dando una mano Antonio Camilli, operatore, factotum, eccetera, per cui ecco, se cortesemente rivolgi la cinepresa verso l'artista e il collega pittore Angelo, come ti chiami di cognome? Marcucci. Marcucci. Oh. E quindi innanzitutto voglio dire, l'avevo già visti i tuoi quadri, Jessica, lì a casa tua, insomma nel tuo studio, però ti confesso che non avevo avuto modo di apprezzarli appieno. Adesso esposti qui, esposti con la luce giusta o quasi, e ben collocati, devo dire che sono veramente, veramente belli. Dopodiché, io penso che la cosa migliore sia che le domande te le faccia Angelo, visto che comunque lui è competente, e se no io farei le solite domande stupide, cioè tipo di che parla questo, te fai olio o tempera o acquerello. Quindi Angelo, sii cortese e fai qualche domanda. Grazie, grazie mille per la cortesia già avveduta. Signorina Spisso, bella pittrice, bellissima. Prendiamo per esempio quei due quadri lì. Possiamo? Possiamo inquadrare con i due quadri? Opla! Facciamo una visita guidata nella galleria. Questi due, partiamo da questi due. Ecco, questi due, come vediamo, descrivono delle scene di, tra virgolette, barbonaggio. Ci sono dei personaggi che vivono per strada. Io adesso vorrei chiedere all'artista, all'autrice, che cosa ha provato mentre dipingeva queste due opere, questi due quadri. I colori, le immagini, le sensazioni, il momento. Era inverno, era estate. Inverno e c'era la neve. E in pratica ho provato molta solitudine perché ero in Francia e da sola. E quindi praticamente l'ho realizzati completamente sola, e pensando a questi due personaggi che poi ho conosciuto, cioè ho prima conosciuto e poi ho deciso di realizzare. Quindi queste sono persone realmente esistite, che ha visto, esistenti, o sono solo, non sono frutto della sua immaginazione? No, no, li ho conosciuti, tutti e due. E come si chiamavano? Che le hanno detto? Messer Tristan e Madame Camille. Messer Tristan è questo con la busta? Sì, Non è con la l'altro. busta. Ma perché tu hai passato un periodo abbastanza lungo in Francia, vero? Ecco, vabbè, racconta qualche cosa che cosa hai fatto, l'Erasmus, che cosa hai fatto? Un Erasmus di 6 mesi. Un'esposizione lì a Bourges e quindi questo, dove comunque ho avuto occasione di conoscere molti artisti francesi e questo. Beh. Diciamo che non è che tutti quanti gli artisti di Frosinone hanno avuto la possibilità di. Vabbè, a parte tu non sei di Frosinone, no? Tu, ecco, di qualche cosa un po' anche della zona dalla quale provieni. E poi come mai ti sei avvicinata alla pittura? Mi pare di ricordare che tuo padre è pittore, Sì, io sono di un paesino che sta a metà tra Napoli e Salerno, si chiama Siano. E mio padre dipinge, quindi praticamente ho cominciato a 6 anni comunque ad avere un rapporto diretto con la pittura, le tele e quant'altro. Va bene, Angelo, se tu che riesci, Spronarla. parla tu che tu riesci a scuoterla un pochettino, perché sennò veramente è troppo laconica. Mi sembra abbastanza scossa però, eh? Vabbè. Anche troppo, anche troppo. Allora, Passiamo, passiamo, passiamo. Sì, facciamo una carrellata su tutti i quadri. Questi sono tutti dei 50-70, questi tre.
Molto belli. Ci sono sempre comunque delle figure o femminili o maschili, ma sempre delle figure umane. E il gatto si ripete, direi. Ecco, una domanda che le avranno fatto sicuramente tantissime persone: questo gatto che si ripete ha un significato o una cosa casuale, sua, così, istantanea? Il gatto è un animale molto mistico, è un animale molto... Vabbè, comunque c'ha dei misteri che si porta... Da quando esiste, no? Il felino in generale. E praticamente niente, il gatto, perché c'è un rapporto di amore e odio col gatto, perché cioè, non è affettuoso come il cane, però allo stesso tempo è mistico, comunque è il guardiano della morte, è un animale molto interessante, poi è molto femminile nei movimenti. Molto aggraziato. Cambiamo tema, argomento. Ecco, come è che è iniziata la tua, ormai le do del tu, signorina, che è molto bella, degli occhi affascinanti. Com'è che è iniziata questa passione per la pittura, per il disegno? Quando ha scoperto di saper disegnare, di rappresentare la realtà? Da piccola. Nel laboratorio di mio padre. Si ricorda un giorno in particolare? No, è cominciato tutto piano piano, sì, molto a rilento. Invece questa città capovolta? Questa è la città capovolta, perché? Sì. Così. Cioè alla fine, se si nota il volto del personaggio, c'ha comunque due teste, come se comunque rappresentasse due momenti. Uno guarda verso il basso e l'altro verso l'alto. Dove praticamente è come una città immaginaria, è come vedere un futuro e quindi sperare, quindi guarda verso l'alto. È a testa bassa perché praticamente cammina nella città in cui vive. Quindi la città capovolta, che è acrilico e carboncino su tela. Adesso ci dia tre aggettivi per questa sua personale. Tre aggettivi, i primi tre che le vengono in mente. Abbiamo tutto il tempo per pensarci, tagliamo. È interessante perché ho conosciuto tantissimi artisti della zona e comunque molto, molto produttiva da questo punto di vista. No? Mi ha detto interessante. Poi, vabbè, magica perché comunque è stata la mia prima personale qui a Frosinone. Magica. E che dire, la terza, la dia tu. No, è una cosa personale. Non personale, è una cosa personale. Dai, pensaci. Vuoi dare un colore invece che un aggettivo? Un colore. No, pensaci. Un colore arancione. Arancione. Cioè, molti colori caldi. Che è pure il mio colore preferito. Quell'ultimo forse, lì, blu. Sì, l'ultimo blu. Perché è notte, è un po' freddo. Mm-mm. Sì, sì, quello è il sogno. Questi sono tutti i quadri che hai fatto... Beh, questi... In quale lasso di tempo? Questi li hai fatti prima degli questi, altri, giusto? Sì, si vede. Il mio periodo francese. Si vede. E invece tutti questi... Tutti quanti? In tre mesi, sì, gli ultimi tre mesi. E quello in fondo, pezzi di cielo, l'ho realizzato qualche mese fa. Ma neppure. Qualche giorno fa, sì, infatti. È ancora fresco. E quella... E lei... Come si chiama? Diamogli un lei nome. Lei si chiama... No, lei è una donzella, si chiama Donzella. Il manichino lì, poggiato, che cosa fa? Guarda il cielo o guarda lei? No, non lui guarda nessuno. Non guarda nessuno, sta lì, è senza vita, il manichino. Metafisico? Sì, è un po' metafisico, sì. Un po' metafisico, un po' espressionista e direi anche un po' simbolico questo, sì. Va bene. No, Angelo, visto che tu invece problemi di parlantina non ne hai, se in due minuti mi fai una recensione tu del... Dimentica che è presente Jessica, fai finta che... No, anzi, è presente, è molto meglio, sento l'energia che scaturisce da... Spietato. Si sente l'energia che scaturisce da questa giovin donzella, che ecco, essendo giovane, brucia un fuoco all'interno di lei, si vede nei suoi occhi... E comunque i quadri, i dipinti rispecchiano quel che è la sua indole, la sua anima, il suo profondo spirito. E io ho notato che in molti quadri, diciamo la metà dei quadri, o comunque
nei quadri dove vi sono dei volti femminili rassomigliano molto alla pittrice. Sì. Per esempio quello molto, questo che vedevamo prima sicuramente molto, e quindi lei è come se si rappresentasse in queste opere quasi non volendo, o non so qual era il suo volere, il suo intento. Comunque colori molto belli, scelte molto giuste, molto caldi, accostamenti veramente giudiziosi. So che altro dire. In più, ecco, non avevamo notato queste, come chiamarle, Jessica? Non voglio dare io quello che dovresti dare tu. Sì, quelli fanno parte proprio di una ricerca artistica. Alla fine lì è come rendere il quadro reale, no? In 3D, cioè comunque con dei pezzi che escono fuori. Come anche il gatto di questo quadro, che comunque sì. Se non si nota forse dalle riprese, però il colore è molto denso. È molto denso, sì, soprattutto sul gatto. E ecco, nulla altro da dire. Chiudiamo ripassando il microfono. Va bene, ok. Grazie mille dell'intervista che mi avete rilasciato e che verrà pubblicato su ecodellarete.net. Saluto anche l'amico Antonio Camilli e Sergio Silenzi.